can even get some calls. Buon Natale ragazzi, buon Natale! Allora, in realtà buona vigilia di Natale, perché Natale è domani, quindi raga, benvenuti nella vigilia di Natale di Sbandio. Ragazzi, come vi avevo preannunciato giovedì scorso, oggi vi faccio vedere tutto quanto il mio abbigliamento da snowboard, dato che è stata una richiesta vostra su Instagram. Quindi se ancora non mi seguite su Instagram vi lascio il link in descrizione, anche qui da qualche parte. Inoltre ragazzi, chi mi segue su Twitch, che anche qua lascio sia il link in descrizione che il link qui da qualche parte, già sa diverse cose che voi non sapete ragazzi. Quindi insomma, venite a seguirci anche su Twitch tutte le sere dalle 18 alle 20. Non a caso, tra l'altro, oggi pomeriggio verso le 4, 3 e mezza 4, su Twitch scartiamo i regali, io insieme a tutta la mia famiglia, di Natale. Quindi se non avete niente da fare e volete venire a trovarci su Twitch, noi vi aspettiamo ragazzi. Quindi forza, link in descrizione, venite su Twitch. Quindi niente raga, bando le ciance e via con il video. La prima cosa anche nello snowboard che tutti devono prendere in considerazione è ovviamente l'abbigliamento sportivo intimo. Madonna raga, questo cappello quanto è carino. Comunque niente, dicevo, era l'abbigliamento intimo sportivo. Io di solito faccio così: mi metto delle calze tecniche lunghe di spugna alte, sono fatte apposta per lo snowboard queste, i pantaloni termici di Decathlon che secondo me spaccano veramente tanto, il paraculo che secondo me è un accessorio che dovete assolutamente avere se fate snowboard, perché io senza paraculo non riesco a girare e vi dico la verità, salva tanto le chiappette nel vero senso della parola. E sopra la maglietta termica a maniche lunghe. Ovviamente questo non è l'unico che ho, ne ho moltissimi altri, tipo ho altri 2-3 pantaloni, altre 2-3 magliette. Quindi niente ragazzi, se state valutando l'abbigliamento tecnico sportivo da snowboard e non sapete dove trovarlo, secondo me quello di Decathlon fa il caso vostro. Costa poco, ma veramente secondo me vale tanto. A me piace davvero tanto. Lo sento proprio comodo addosso. Voto 10 a questo intimo sportivo. Oddio che cado dalla sedia. Passerei, prima degli accessori, alle felpe. Perché le felpe, io ho sia felpe, quelle doppie di DC come questa, che però aveva al doppio cappuccio ed è molto scomodo il doppio cappuccio perché è tanto pesante. E ho preso il modello dopo, che è quello con un solo cappuccio, che è anche più leggera della prima, e le uso nelle giornate più calde al posto del giubbino. Cioè posso mettermi il giubbino, metto quelle due felpe qua, però non capita molto spesso. Più spesso metto queste altre felpe qua, che sono felpe da snowboard di The Garden, che è la scuola che mi ha, diciamo tra virgolette, cresciuto in ambito snowboard, e sono tutte felpe lunghe e larghe, molto grosse, di cotone normalissimo, non hanno niente di speciale. Diciamo che ultimamente preferisco a tutte queste felpe qua le classiche felpe girocollo come questa, oppure come quella che sto indossando anche adesso, vabbè ovviamente non proprio questa, però fatte così senza cappuccio, perché secondo me sono molto molto più comode. E ora invece veniamo agli accessori. Qua raga si apre un mondo. Di guanti vi faccio vedere solo questi tre. I primi sono guanti lunghi, molto caldi, molto pesanti. I secondi sono guanti più corti, meno pesanti, a moffola. E i terzi sono quelli di Daikin, che uso più spesso perché sono molto leggeri e io ho sempre tanto tanto caldo le mani, io sudo tantissimo dalle mani, quindi prediligo dei guanti leggeri. Gli scaldacolli, anche qua ce ne ho una marea, tipo questi di Uther a triangolo,
pelosi dentro, che però non uso spesso perché si bagnano e poi mi danno fastidio. Ne ho un altro più leggero, sempre a triangolo, con lo strap dietro, che però mi dà fastidio perché tante volte lo strap mi si incastra nella cuffia. E uso più spesso i girocollo normali, quindi non a triangolo, come questo, che però anche questo di Neff a tre colori si imbromba di acqua, mentre invece il migliore è questo di The Garden, che veramente mi piace un sacco perché è di un tessuto, sembra microfibra, non sono sicurissimo, però sembra proprio quel tessuto, è un tessuto figo perché non si bagna tanto e vi tiene al caldo. Dopodiché, raga, oltre a questi scaldacolli ho anche questi due passamontagna abbastanza scemi, tipo questo blu di Zoidberg, tipo con gli occhi che sembra che sei Zoidberg, e un passamontagna di Santa Cruz con la faccia della Santa Cruz, che però sinceramente non ho mai usato in snowboard, se non forse una volta. Li ho presi più perché sono fighi più che perché li uso. Comunque, detto questo, una delle parti più importanti sono le maschere. Io ne ho tre, una con la lente arancione trasparente per il brutto tempo, una invece con la lente arancione a specchio per quando c'è un sole bello bello forte, e poi ho una out-off blu con la lente blu per quando c'è il tempo un po' incerto, però non la uso più tanto perché ormai l'ho usata talmente tanto che l'ho distrutta. Dopodiché ci sono tutte le varie berrette, i vari cappellini, le varie cuffie che uso, diciamo, sotto al casco. E dopodiché c'è il casco. Io come casco ho un casco della Giro, che secondo me è fighissimo indossato, mi piacciono tantissimo, sembrano quelli che usano i proazzi. Se volete usare anche voi il casco, cioè la cuffia sotto al casco, ricordatevi di togliere l'imbottitura del casco, ok? Come ben sapete, ve l'ho già detto in un altro video, io adoro le salopette. Infatti ho questa salopette di DC, ragazzi, che è fantastica, è bella elastica, è molto impermeabile, ha un bordello di tasche, ha davvero tantissime tasche, le adoro. Io più tasche ci sono nella salopette più sono contento. E come giubbino ho optato per un giubbino non tecnico, non studiato per lo snowboard, ma è comunque un giubbino impermeabile di Dolly Noir, e mi ci sono trovato abbastanza bene. In quelle giornate in cui fa tanto caldo, quindi togli metti togli metti togli metti, non è comodissimo ovviamente perché la cerniera è molto più comoda, però se voi vi tenete sul giubbino, lo tenete su tutto il giorno, non ve lo togliete mai, se non a pranzo quella volta, secondo me è un'opzione da tenere in considerazione. E dopodiché vi faccio vedere i miei boots, i miei scarponi, che sono dei 32 doppio boa super mega ultra rigidi. Sono veramente rigidissimi. Se pensate a uno scarpone rigido, ecco, questo lo è di più. Con la quale mi sono trovato sinceramente, perché a me gli scarponi ultra mega duri non fanno impazzire, non mi piacciono troppo, preferisco degli scarponi meno cementosi, però comunque fanno il loro lavoro e veramente sono fatti molto molto bene, sono ultra resistenti. Detto questo, ragazzi, se avete delle altre domande, voi fatemele pure nei commenti, che io vi rispondo. Se volete altri video inerenti a questo, volete suggerirmi qualcosa, volete vedere qualcosa di particolare, fatemelo sapere nei commenti. Io li leggo sempre tutti e rispondo sempre a tutti. Se volete
instaurare una conversazione con il sottoscritto, venitemi invece a trovare su Instagram in direct, anche lì rispondo sempre a tutti e mi fate anche delle domande molto interessanti, molto spesso facciamo anche delle belle discussioni, argomenti abbastanza, quindi se volete parlare direttamente venite su Instagram, e se invece avete la possibilità di venire su Twitch, lì invece possiamo parlare proprio in live, tu per tu, quindi tutte le sere dalle 18 alle 20 io vi aspetto in live su Twitch, ragazzi. A me non resta che augurarvi un buon Natale, un felice anno nuovo, il 31 ci sarà un nuovo video, ragazzi, non perdetevelo, dopodiché speriamo che il 2021 sia più divertente e meno incasinato di quest'anno. Detto ciò, ragazzi, grazie per aver visto questo video, iscrivetevi, mettete like, attivate la campanellina e noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao, ragazzi!